Era ancora in primo piano i rischi di guerra per l'Ucraina, la NATO inizia delle manovre, saranno solo delle esercitazioni, ma sono proprio nella zona tra la Polonia e il Baltico e toccano anche una zona dell'Ucraina stessa, mentre è evidente sempre di più il confronto duro che la Mogherini, parlando proprio alla Commissione Estera del Parlamento Europeo, ha identificato come la fine del rapporto di partner tra l'Europa e la Russia di Putin. Ora è un confronto, ma come si sa questo ha portato a una guerra che è già scoppiata, quella economica, sotto forma di sanzioni, che hanno fatto male alla Russia, ma male anche ai paesi europei, compresa l'Italia. Vedremo, analizzeremo la situazione, ma vedremo poi che proprio la Mogherini è già nel suo nuovo ruolo praticamente e comincia la discussione su come sostituirla nel governo italiano, chi la deve sostituire, mentre Renzi si prepara domani a presentare le linee della riforma della scuola e Di Maio lo incalza a nome del Movimento 5 Stelle, ma che mille giorni, basterebbero mille ore di scelte giuste, magari dolorose ma forti e chiare. Vedremo però come sulla questione di immigrazione si sia aperto un putiferio proprio partito dal leader del Movimento 5 Stelle, perché Grillo accusa di fatto la mala carità, l'accoglienza indiscriminata, dicendo attenzione che c'è un rischio di importazione della tubercolosi, gli agenti non vengono muniti di nessun tipo di prevenzione, insomma c'è una sinistra di falsa bontà che rischia di procurarci gravi problemi sanitari. Ovviamente le parole di Grillo hanno suscitato reazioni molto molto dure, ma sul tema immigrazione c'è un altro fatto. Si è scoperto che almeno 30 turisti, 30 taxisti veneti sono stati arrestati negli ultimi mesi e poi rilasciati perché hanno fatto con i loro automezzi, a volte con dei pulmini, da veri e propri scafisti verso la Germania, appunto dei migranti che erano arrivati nel nord Italia. Un fenomeno molto esteso che siamo andati a cercare di capire proprio in Veneto e poi parleremo di tante altre cose, anche economiche, anche della faraonica buonuscita di guerra da Luxottica, 45 milioni. Tra 30 secondi i titoli. Ucraina, tensione sempre più alta tra Russia e NATO. L'Alleanza Atlantica prepara l'invio di una forza formata da 4.000 uomini, tra loro anche militari italiani. Già iniziate le esercitazioni nella zona baltica, vicino al confine russo, con centinaia di soldati di 9 paesi. Mosca risponde, reagiremo di conseguenza. Il nostro ministro degli esteri e alto rappresentante in pectore dell'Europa, Mogherini, attacca Putin, colpa del Cremlino se non è più partner strategico. Venerdì le nuove sanzioni dell'Unione Europea. E se sale ogni giorno il timore di un conflitto per la crisi ucraina, c'è già una guerra in atto. Il blocco russo alle importazioni dall'Europa in risposta alle sanzioni UE sta danneggiando l'economia del vecchio continente. Embargo che in gran parte causa della recessione tedesca. La Germania era il primo partner commerciale di Mosca. Danni anche per l'Italia che esportava bene per oltre 10 miliardi. Ma chi sarà il sostituto della Mogherini al Ministero degli Esteri? Renzi ha detto che ci penserà qualche giorno prima dell'entrata in servizio di Lady Pesca a Bruxelles, alla fine di ottobre. In pole position il vice della Mogherini, Pistelli, ma non è da escludere un rimpasto di governo con lo spostamento alla Farnesina di Alfano e del Rio che andrebbe agli interni. Renzi annuncia la riforma della scuola, domani svelerà quello che definisce il patto educativo, ma le misure vere e proprie saranno rimandate probabilmente a gennaio. Durissimo attacco di Grillo sul tema dell'immigrazione con un post sul suo blog che lancia l'allarme sul ritorno di malattie già debellate come la tubercolosi con l'arrivo dei migranti. Vogliamo reimportare la TBC? Si legge, reimportiamola, riferendosi al caso di 40 poliziotti che sono risultati positivi al test del batterio della tubercolosi. Aggiunge, lasciamo spalancate le frontiere senza fare alcun accertamento medico su chi arriva da chissà dove nel nostro paese. Per Grillo è colpa del buonismo autolesionista della sinistra.
30 tassisti, soprattutto veneti, ma anche lombardi, arrestati in questi mesi in Germania e poi rilasciati, sono accusati di aver favorito l'immigrazione clandestina. Hanno trasportato oltre confine centinaia di persone, tra loro molti siriani, spesso sbarcati in Sicilia e arrivati al nord. Non siamo scafisti di terra, non dobbiamo fare verifiche su chi trasportiamo, si difendono. Uno di loro si è fatto 2 settimane di cella in Germania e ora parla ai nostri microfoni. Governi e mercati europei attendono le prossime mosse di Draghi. Il presidente BCE giovedì potrebbe annunciare un taglio dei tassi di interesse per rilanciare la crescita e favorire l'uscita dalle politiche di puro rigore. Un euro debole per aiutare le esportazioni e fermare la deflazione. Questa forse è la nuova carta di Super Mario dopo la fitta serie di incontri e telefonate con i leader dell'Unione. Manager eccellenti e buone uscite d'oro. Fa discutere quella di Andrea Guerra, da pochi giorni ex amministratore delegato di Luxottica, dopo 10 anni di servizio, con un incentivo all'esodo complessivo da 45 milioni. Nella classifica degli AD più remunerati, Guerra è di poco sopra Alessandro Profumo, 40 milioni, ex AD di Unicredit. Il record resta nelle mani di Cesare Romiti, che nel 98, non c'era ancora l'euro, andò via da Fiat con 105 miliardi di vecchie lire. Cifre esagerate o una giusta retribuzione per chi ha contribuito al valore della sua azienda? Buonasera, quindi ancora tocca aprire con le notizie da e sulla Ucraina, perché la situazione è sempre più su un piano inclinato che porta al confronto diretto. Ci sono, certo, a scopo di deterrenza, se vuoi la pace prepara la guerra, però ci sono esercitazioni della NATO in corso nell'arco proprio più vicino alla zona dei combattimenti tra le forze di Kiev e gli insorti filorussi. E anche dal Parlamento europeo si fanno discorsi e ragionamenti che fanno capire qual è la situazione. Mosca non è più un partner strategico dell'Unione Europea, colpa del Cremlino e delle sue scelte in Ucraina. Del resto, ai paesi della NATO confinanti con la Russia va garantita sicurezza e, se necessario, le forze del Patto Atlantico devono poter intervenire. È toccato a Federica Mogherini, appena insediata capo della diplomazia europea, prendersi il carico di una svolta doppiamente significativa nei rapporti tra i 28 e il gigante russo. Primo, perché mai le relazioni con Mosca avevano subito un attacco tanto violento proprio dal responsabile della politica estera di Bruxelles. Secondo, perché sembra passato un secolo da quel vertice bilaterale a Trieste che meno di un anno fa riconfermava l'Italia al quarto posto tra i partner economici. Veleggiamo verso un interscambio commerciale da 50 miliardi di dollari, aveva annunciato Vladimir Putin a fianco del raggiante premier di allora, Enrico Letta. Ben altri i toni di oggi e la tensione è infatti altissima. Domani, nel vertice NATO di Newport in Galles, si discuterà del progetto di schierare una forza di reazione rapida nell'Europa dell'Est. Venerdì invece, ha ricordato sempre Mogherini, in mancanza di segnali concreti sul campo si deciderà sulle nuove sanzioni contro Mosca e in primo piano c'è il possibile divieto per le imprese di Stato russe di ricevere prestiti in tutta Europa. Quanto alla NATO, il summit in Galles potrebbe dar vita subito ad una forza di reazione rapida di 4.000 soldati in grado di schierarsi entro 48 ore in qualsiasi Stato membro dell'Alleanza. Da oggi a lunedì prossimo, tra Germania, Polonia e i paesi baltici, è in corso un'esercitazione congiunta alla quale partecipa anche l'Italia con un centinaio di paracadutisti della Brigata Folgore. E se il Cremlino accusa l'Occidente di esasperare le tensioni minacciando di rivedere i suoi piani militari per difendersi, il ministro degli esteri Lavrov chiede agli Stati Uniti di premere su Kiev per l'avvio di un processo di pace, mentre lo staff di Putin si dice pronto a rendere pubblica la registrazione della conversazione telefonica col presidente della Commissione europea, se lo stesso Barroso entro 2 giorni non smentirà la ricostruzione che attribuiva al presidente russo la frase «se voglio mi prendo Kiev in 2 settimane». La presunta minaccia rimbalzata su tutti i media occidentali che ieri ha fatto dire al neo presidente del Consiglio d'Europa, Tusk, che con la crisi russo-ucraina si rischia un altro 1939, l'anno dell'invasione hitleriana della Polonia. Una brutta crisi con colpe, lo dicevo già ieri, che non sono tutte da una parte, la crisi ucraina. Ma intanto tutto questo ha portato alle sanzioni e alle ritorsioni da una parte e dall'altra. La guerra economica, insomma, c'è già e fa danni, davvero danni, da tutte e due le parti, anche in Italia.
C'era una volta un libro, tanto tempo fa, che cominciava così. Uno spettro si aggira per l'Europa. Era scritto di pugno, nemmeno a dirlo, da Marx ed Engels, per ironia della storia, tedeschi. Parlava del comunismo, quel libro ne era il manifesto, anno 1848. Un po' lo spettro si ripete, però ha diverse sembianze, perché ora le idee le forgia il mercato. E c'è una differenza non da poco. Quello spettro lassù è straordinariamente ricco. Ricchissimo, innervato nelle economie occidentali che, anzi, senza dirlo mai troppo apertamente, se ne sono giovate durante la crisi per tirarsi su. I russi, oligarchi miliardari che hanno in mano lo strapotere del gas, però anche gente con buona disponibilità, da un paio di zeri meno, ma quanto basta per piombare in Italia, comprarsi la Ferrari, fare il giro del quadrilatero milanese o di Via Condotti e ripartire con le nostre mercanzie, abiti, gioielli, gingilli, lusso, status symbol finché è durata. Perché fanno paura gli spettri della guerra? Perché Europa e Russia sono commercialmente partner molto intimi. Nel 2013 dalla Russia l'Europa ha importato beni e servizi per 206 miliardi di euro, oltre ex Cortina spedito esportazioni per 119 miliardi, cifre abbastanza astronomiche, messe a repentaglio già dagli effetti delle prime sanzioni alla Russia, che hanno coinciso con un aggravamento della recessione di chi in recessione ci stava e un annuncio di crisi per chi se ne sentiva fuori, la Germania per esempio, prima alleata commerciale d'Europa della Russia putiniana, con annessi e connessi, capitali in bianco ma anche in nero, leciti e anche illeciti, di fatto un'economia, quella tedesca, che con Mosca va a braccetto. Si preoccupano giganti globali come la Volkswagen, che ha già visto una flessione vicina al 10% nelle vendite, ma anche Adidas, sponsor peraltro della nazionale russa, che ha vissuto giornate in borsa con il fiato molto corto. Le sanzioni sono un problema anche per l'Italia, altro che. Soltanto di agroalimentare esportiamo in Russia 1 miliardo di euro, anche se è la meccanica con oltre 4 a fare da apripista al Made in Italy. In generale abbiamo importato nel 2013 per 16 miliardi di euro e abbiamo esportato per oltre 10. Ma attenzione, il saldo era in rialzo di quasi il 5%, a dimostrazione che lassù abbiamo mercato e i ricchi del mondo ci fanno comodo, compresi quelli che spesso si sporcano le mani. Come finisce? Come tante altre volte in questi anni. Un signore che fa il portavoce magari a Gazprom si sveglierà una bella ma grigia mattina di ottobre per dirci che gli approvvigionamenti di gas verso l'Europa sono a rischio. Darà la colpa agli ucraini che succhiano dai gasdotti e ci ricorderà che la scelta antica, quasi da manifesto programmatico, di renderci schiavi dell'energia dei russi, forse non fu così geniale. C'è anche un altro fatto internazionale che avrà ripercussioni già nelle prossime ore, perché è stato diffuso via rete un nuovo video dei terroristi islamici dell'ISIS e c'è un'altra decapitazione di un altro reporter americano, Stephen Sotloff. Fra l'altro nello stesso video si mostra anche un altro ostaggio, un cittadino britannico, David Cawthorn, che sarebbe la prossima vittima, secondo quello che dicono gli stessi esponenti dell'ISIS. Ieri vi abbiamo detto che non mostreremo più nessuna immagine di questi video e questo faremo, ma è evidente l'angoscia per queste notizie. Sia la Casa Bianca sia il Pentagono si rifiutano di commentare la veridicità di questi video, che però appare accertata. Insomma, questa è la scena internazionale nelle sue punte più preoccupanti. Ma noi stiamo per cambiare ministro degli esteri. Abbiamo visto Federica Mogherini già virtualmente nel nuovo ruolo che assumerà, se passerà l'esame del Parlamento europeo, dal primo giorno di novembre. E con chi sarà sostituita nel governo? Non ci sarà nessun rimpasto, la Mogherini rimane al suo posto fino al 25 ottobre, un paio di giorni prima ci penseremo. La smentita che Renzi ha regalato ieri alle telecamere non è bastata a chiudere il tam-tam del palazzo, già impegnatissimo con il sudoku di governo. Ufficialmente si tratta di trovare un sostituto per la Farnesina, ma è possibile che sia l'occasione per un valzer più ampio di poltrone, utile per ricalibrare gli equilibri interni del governo a favore dei democratici e per regolare qualche conto. Nel caso di una semplice sostituzione, in polce il viceministro Lapo Pistelli, ex mentore e poi rivale di Renzi alle primarie per la conquista di Firenze, ma per rispettare le quote rosa si fa il nome della Pinotti e spunta anche quello di Elisabetta Belloni, oggi direttore del personale della Farnesina. La partita però potrebbe anche allargarsi, la casella vuota degli esteri potrebbe favorire il trasferimento di Alfano dal Viminale. Renzi ci aveva già provato alla nascita del suo governo, ma il leader NCD era stato inamovibile. Oggi per una poltrona di pari peso e con le grane di Frontex Plus, piano europeo per fronteggiare l'immigrazione,
Falcone magari accetterebbe più volentieri. A quel punto al suo posto potrebbe traslocare Del Rio, originalmente designato per il Viminale. Un sussurro che ancor prima di diventare vero trova già i suoi oppositori, ma è Alfano agli esteri, boccia il 5 Stelle di Battista. Non è tutto, nonostante le smentite, in bilico sembra il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini. Domani verranno presentate le linee guida della riforma della scuola, dossier che Renzi ha preso in mano. Sull'istruzione il premier si è giocato molto ed è possibile che voglia mettere la faccia di un PD sulla riforma. Un peso piuma, sussurra qualcuno, tanto farà tutto lui, magari della minoranza per smussare le tensioni sul lavoro. Ma il trasloco penalizzerebbe Scelta Civica, a quel punto senza poltrone ma di fatto nella maggioranza. Non casuale forse il nervosismo del suo padrino Monti, che oggi attacca Renzi. Nervosismo che in vista di un autunno infocato nelle aule parlamentari potrebbe anche trasformarsi in voti mancanti. Per affrontare i grandi cambiamenti promessi nei mille giorni, ironizza qualcuno, meglio lasciare tutto com'è. Già la polemica sull'annuncite, sui tanti annunci, l'annuncite l'ha chiamata proprio così Renzi, i tanti annunci del Premier. Domani ci sono le linee, come preannunciato, nel servizio della riforma della scuola, ma c'è evidentemente anche una sfida più ampia tra governo e opposizione, del resto i 5 Stelle anche oggi lo hanno attaccato. Per evitare le frecciate sull'annuncite malattia di chi troppo parla e poco conclude, il Premier Renzi fissa a gennaio il varo dei provvedimenti di riforma della scuola. Lo scrive sul suo sito internet. Domani è prevista la presentazione insieme al ministro Giannini. Progetto ambizioso che il Presidente del Consiglio presenta come il patto educativo, che dovrà rivoluzionare il sistema istruzione. A partire dalla meritocrazia, che sostituirà gli scatti basati sulla anzianità. Renzi non parla di assunzioni in blocco, ma si impegna ad affrontare il problema. Agli insegnanti proporremo di superare il meccanismo atroce del precariato permanente e della supplentite, scopre le carte il Premier, che in regime di revisione della spesa mette sul tavolo anche un sostanzioso snellimento amministrativo. Dal 15 settembre al 15 novembre il governo ascolterà tutti, a cominciare dagli studenti, dice Renzi, che conferma il salto. Cestinata la concertazione con i sindacati, ormai il sistema è quello del filo diretto con i cittadini. Con l'agenda dei mille giorni, rilancia Renzi, entro il 2017 riportiamo l'Italia dove deve stare, a fare la locomotiva dell'Europa. Una sfida raccolta dal Movimento 5 Stelle, duro grillo contro il Presidente del Consiglio che con le tasse affonda l'Italia. Sul suo blog lancia l'hashtag tassa dopo tassa come risposta al passo dopo passo di Renzi. In linea con il leader, anche Luigi Di Maio, che archivia definitivamente la stagione del dialogo da lui sostenuta prima dell'estate. Basta tavoli sulla riforma elettorale, ora anche il vicepresidente della Camera riparte alla carica contro il governo. Per noi bastano 1000 ore, 40 giorni, entro la metà di ottobre possiamo abolire l'IRAP per le imprese, sbloccare posti di lavoro, aumentare le pensioni tagliando quelle d'oro e soprattutto istituire un reddito di cittadinanza. Tutto questo creerebbe nuovi posti di lavoro per i giovani e salverebbe i 50enni che hanno perso il loro posto di lavoro e non riusciamo a ricollocarli nel mondo delle imprese. Renzi nel mirino anche di Forza Italia. Ha cambiato verso, non più fare presto, ma mille giorni, l'affondo sul Mattinale, la nota politica dei deputati di Forza Italia. Vigileremo, si promette, ma intanto il partito tende la mano al governo sulla politica estera e ripropone la mediazione di Berlusconi, amico di Putin, nelle crisi internazionali, Ucraina in testa. Non fa sconti a Renzi l'ex premier Monti, il mio governo ha fatto cose concrete, non slide. Realizzare vuol dire scontentare, ma chi all'altezza va a casa, Renzi in Unione Europea sia meno ondeggiante, l'attacco di Monti. Abbiamo visto i 5 Stelle all'attacco di Renzi, ma tra poco parleremo di un altro tipo di attacco che ha fatto Beppe Grillo. Che farà moltissimo discutere e si lega alla vicenda dell'accoglienza ai migranti. Tra l'altro oggi a Berlino il ministro dell'Interno Alfano ha concluso a quanto pare l'accordo per cui anche la Germania parteciperà al nuovo Frontex, il programma comune che sostituirà l'iniziativa italiana di Mare Nostrum. Ma proprio da questa visita a Berlino si è appreso un fatto inquietante, che almeno 30 tassisti italiani sono stati fermati negli ultimi mesi e messi in cella per diversi giorni e poi rilasciati per aver fatto, noi diremmo se fosse in mare, da scafisti per molti migranti che dall'Italia si sono spostati in Germania.
A Vicenza c'è chi dice che si sono messi a fare gli scafisti di terra, con la cintura di sicurezza e l'airbag. Veneto, Germania, viaggio di sola andata per gruppetti di immigrati e di profughi siriani. Almeno 30 autisti italiani nel 2014 sono stati fermati in Baviera con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono bresciani, vicentini, padovani, imprenditori di autonoleggi, tassisti e anche pensionati. Le autorità consolari sostengono che gli autisti sono quasi sempre in buona fede e che non hanno dietro un'organizzazione criminale e quindi che non ha senso parlare di trafficanti. La cosa però è seria, se oggi se ne è parlato a Berlino nell'incontro di Alfano col collega tedesco insieme a Mare Nostrum, a Frontex Plus e alle navi da schierare nel canale di Sicilia. Il ministro tedesco ha spiegato che non si può ridurre la questione a un episodio. Non c'entriamo nulla noi, La roba italiana, qualche rumeno, qualche extracomunitario. No, guardi, questo non è l'argomento. Il traffico è un'altra cosa. Lei non vuole parlare del traffico, ma parla di scafisti. Noi non siamo scafisti. Giuseppe Costa ha una ditta di autonoleggio a Padova. Un suo collaboratore lo scorso luglio è stato fermato a Rosenheim con 8 siriani su un furgone. Costa sostiene che era stato contattato da un collega e che era il primo viaggio di questo tipo e che il prezzo pattuito era di 2.500 euro in totale. L'imprenditore dice che non si era fatto domande sui clienti perché gli capita spesso di portare passeggeri all'estero. Noi non siamo persone che ci poniamo il problema, non siamo indagatori, non facciamo un lavoro di intelligence per conto di qualcuno. Noi non abbiamo né l'autorità di controllare i documenti, né moralmente ci sentiamo di chiederle a una persona quando si presenta dignitosa nel modo di vestire e di muoversi, e di, anche se è straniera. Però portare 4 immigrati siriani in Germania non è come portare un imprenditore a Parigi o a Berlino, no? Si riconosce. Direi proprio di no, perché penso che le persone del Middle East o dell'Arabia abbiano vestiti di lusso molto belli, hanno comportamenti molto eleganti, per cui non si può andare a pensare che uno sia una persona disastrata o moralmente inabile, o non si può classificarla, si può pensare che sia un semplice imprenditore a fare un turismo con la sua famiglia, un giro come si fanno 500 volte. L'autista dell'imprenditore è stato rimpatriato dopo 2 settimane di carcere in Germania e è a piede libero. La procura tedesca, secondo il suo avvocato, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Si diceva le parole shock di Beppe Grillo sull'immigrazione e i rischi di propagare malattie anche da noi debellate come la tubercolosi. Per la tubercolosi non esiste un vaccino che provveda una protezione affidabile per gli adulti, si trasmette per via aerea e le cure richiedono anni. Vogliamo reimportarla? Reimportiamola, ma facciamolo alla luce del sole, informando la popolazione che alla polizia non vengono forniti neppure gli strumenti minimi di profilassi. Dopo le trascorse polemiche tutte interne al Movimento 5 Stelle sul reato di clandestinità, alcuni deputati erano contro, Grillo non altrettanto, ma vinse il sì all'abolizione del reato, torna Beppe Grillo sul versante immigrazione, ma ci torna prendendolo dalla parte sanitaria. È infatti un preallarme bello e buono, quello che lui direttamente posta sul blog, facendo sua la denuncia di Igor Gelarda, segretario generale del sindacato di polizia CONSAP. Sullo stesso blog Gelarda aveva infatti ieri annunciato una class action contro il Ministero dell'Interno per segnalare il disagio in cui sono costretti a lavorare poliziotti, finanzieri e carabinieri impegnati in servizi di accoglienza o gestione a vario titolo dei migranti. Inevitabilmente questi migranti vengono da luoghi dove esistono e resistono determinate malattie. Ora Grillo prende e rilancia. Qui, per evitare il tabù del razzismo, scrive, arriviamo alla situazione grottesca degli stati africani che chiudono le frontiere tra loro per paura di diffondersi dell'Ebola, che ha 21 giorni di incubazione, mentre noi le lasciamo spalancate senza fare accertamenti medici su chi arriva da chissà dove. E aggiunge, i triti e ritriti confronti degli italiani come popolo di migranti che deve comprendere, capire, giustificare chiunque entri in Italia sono delle amenità tirate in ballo dai radical chic e dalla sinistra che non pagano mai il conto e da chi non vuole affrontare il problema. Le reazioni sono scarse ma dure e arrivano tutte da sinistra, dal PD per bocca del deputato Khalid Shawki, il quale dice che è odioso sentir parlare di immigrati coi toni di Grillo, chiedendosi se qualcuno protesterà dal movimento, e si aggiunge anche Fiano accusando Grillo di cinismo per avere ribalta mediatica, e poi anche da SEL col capogruppo dei deputati Arturo Scotto, che dà a Grillo del fabbricante di paura con squallide argomentazioni razziste. Ma intanto il virus che è chiamato Ebola continua a fare strage davvero in Africa, quali che siano
lasciamole perdere le polemiche italiane, bisogna occuparsi di questo flagello che secondo il responsabile di Medici Senza Frontiere è una sfida che il mondo sta perdendo. In mano a un bastone e a piedi nudi cammina per il mercato di Monrovia, capitale della Liberia, a caccia di cibo. La gente lo indica ma nessuno si avvicina, al polso ha un braccialetto, tutti sanno che è malato di Ebola e è appena fuggito dall'ospedale. Decine di persone lo seguono fino a quando arriva un camioncino dell'UNICEF, sono medici, con le loro tute isolanti c'è anche un poliziotto che a distanza cerca di convincerlo, sa che non si può avvicinare, sarebbe troppo pericoloso. Un dottore di Medici Senza Frontiere tiene distante la gente fino a quando la squadra di sanitari riesce ad avvicinarsi. Parlano con lui, vogliono riportarlo in ospedale, ma il ragazzo non ne vuole sapere. Loro lo immobilizzano e iniziano a spruzzare il disinfettante. Il ragazzo si dimena, in ospedale non vuole tornare, i medici lo caricano di peso sul camioncino. Intorno la gente urla, quella gente che dei medici non si fida, non è la prima volta che i pazienti malati di Ebola scappano dagli ospedali dei paesi più colpiti, qualche volta aggrediscono anche dottori ed infermieri, come è successo in Guinea e come ha denunciato la Croce Rossa. Non si fidano, ma spesso non credono neppure che il virus esista. Una battaglia difficilissima, solo in Liberia i casi diagnosticati sono quasi 1.400, 700 le vittime, più di 1.500 i morti finora nei paesi più colpiti. Il mondo sta perdendo la battaglia contro l'Ebola. I governi non riescono a bloccare questa minaccia, ha detto oggi alle Nazioni Unite il presidente di Medici Senza Frontiere. Mentre il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Chan, afferma l'Ebola è una minaccia globale. Dopodomani a Ginevra si riuniranno gli esperti di tutto il mondo perché bisogna correre ai ripari e farlo in fretta. Andiamo a vedere come l'Europa attenda per dopodomani le prime scelte della Banca Centrale Europea. Le parole di Draghi dopo il giro di consultazione che ieri ad esempio l'ha portato dal presidente francese Hollande. Le prime decisioni che potrebbero portare sollievo a una situazione che continua a essere, e come sappiamo, molto difficile. Dell'importanza di Mario Draghi, secondo il quotidiano francese Le Monde, sarà il capitolo che i libri di storia dei prossimi secoli dedicheranno all'attuale presidente della Banca Centrale Europea, colui che, a loro avviso, ha il coraggio di opporsi con successo all'ortodossia. Un editoriale in prima pagina che non a caso arriva il giorno dopo l'incontro con il presidente transalpino Hollande e che in qualche modo tira la volata al prossimo appuntamento sul quale si concentrano le enormi attese di un'Europa stretta nella morsa della deflazione e di un'economia ferma. Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea di giovedì prossimo. Le parole d'ordine dovrebbero essere prosecuzione delle politiche monetarie espansive per provare finalmente a far ripartire domanda interna e prezzi. Per seguire questa strada la Banca Centrale Europea potrebbe decidere di potenziare l'arma dei TLTRO, ovvero i prestiti a lungo termine alle banche condizionati al sostegno da parte di queste ultime all'economia reale. Una iniezione di liquidità da 400 miliardi in due tranche, 18 settembre e 8 dicembre, ad un tasso dello 0,25%. Che, questa è la novità, l'Eurotower potrebbe decidere di abbassare. Ma sul tavolo di Francoforte la battaglia tra rigore e flessibilità si giocherà soprattutto su due parole: quantitative easing, l'acquisto di titoli pubblici e privati sulla scorta di quanto sperimentato con successo dalla Fed. Una misura fortemente espansiva che trova ancora l'opposizione dei falchi, Bundesbank in testa. Difficilmente dal board di giovedì potrà arrivare il via libera ad un'operazione del genere, ma le parole di Mario Draghi al termine del direttivo saranno sicuramente misurate e soppesate per cercare di capire se è davvero alle porte. Un'operazione che, secondo JP Morgan, potrebbe far scendere a circa 90 punti lo spread tra BTP e bond decennali contro i 130 previsti entro fine 2014 con i soli TLTRO. Ma c'è anche chi sostiene che la BCE stia bluffando, vista anche la difficoltà di attuazione di un piano del genere, nella speranza che il solo prospettare un quantitative easing riesca nell'impresa di svalutare l'euro e allontanare la deflazione. Intanto il clima di attesa si riflette sui mercati, prudenti con Milano, regina d'Europa. In attesa di notizie anche lo spread, che rimane inchiodato intorno ai 150 punti, tra due giorni probabilmente sarà un'altra storia, o semplicemente storia. Ma parliamo di soldi non quelli degli italiani qualunque, non dei beneficiari degli 80 euro, di chi ha beneficiato di qualcosa di più. Fa
scalpore, l'entità della buonuscita allargata, compresa de stock option, tutto quello che ha potuto avere, patto di non concorrenza, che ha avuto però l'amministratore delegato di Luxottica, una delle principali aziende del paese, Andrea Guerra. Si parla di 45 milioni di euro. Circa 45 milioni di euro, soldo più, soldo meno. Questa la somma totale che dovrebbe percepire Andrea Guerra, l'ormai ex amministratore delegato di Luxottica. Un calcolo approssimativo che include un patto di non concorrenza per 24 mesi e un incentivo all'esodo testuale di circa 10 milioni. Insomma, un altro top manager che lascia, ma con un bel gruzzoletto messo da parte. Qualcuno in queste ore aveva pure avuto il coraggio di dire che non sarebbe stata strepitosa, ma lo è. Nella storia poi delle buone uscite eccellenti, questo non sarà il caso più eclatante, ma sicuramente, quanto a denaro, una delle separazioni più costose, per usare un eufemismo. Diciamo da podio, magari argento, non da primo posto, perché per arrivare all'oro, e in questo caso il termine mai fu più appropriato, bisogna tornare indietro addirittura alle vecchie rire. Era il 1998 quando Cesare Romiti lasciò la carica di presidente della Fiat, incassando 105 miliardi di vecchie lire, come premio per i 25 anni di carriera nell'azienda torinese. Ad oggi corrisponderebbero all'incirca a 50 milioni di euro, forse anche qualcosina in più. All'ultimo gradino del podio poi potremmo mettere il caso di Alessandro Profumo. Per lui il suo posto da presidente Unicredit nel settembre 2010 ha ricevuto ben 40 milioni di euro, sempre facendo dei conti a spanne. Poi ci sono casi di buone uscite che sono rimasti nella storia, non per le somme, che comunque non sono da poco, ma forse per i tempi piuttosto ristretti del cambio di poltrona, con relativo bonus. È il caso di Giancarlo Cimoli, che al momento di lasciare Ferrovie dello Stato nel 2004 si è visto assegnare 6 milioni di buone uscita, per poi passare in Alitalia, dove, 3 anni dopo, se n'è andato con altri 3 milioni. Qui però, per lui e per altri, il discorso è diverso. Si tratta di aziende variamente gestite. All'Italia, sprofondata nel baratro, ma comunque aziende pubbliche. E, come ha insegnato il caso dello stipendio di Mauro Moretti, le successive polemiche, i nervi nel caso di aziende pubbliche, sono più facilmente scoperti. Ecco perché, pur con distanze siderali in termini di denaro sonante, in tempi di spending review, il caso di poltrone al vertice di Enel, Eni e Terna ha creato parecchio scalpore. In totale i tre amministratori avrebbero incassato dal loro azionista di riferimento, il Ministero del Tesoro, più di 15 milioni di euro. Tra poco in onda gli ospiti di Sardonia Sottile sono Maurizio Gasparri, Tommaso Nannicini, Angelo Rughetti. Ci fermiamo. Arrivano conferme sulla veridicità del video con la nuova decapitazione del secondo reporter americano ucciso, Stephen Sotloff. A quanto pare le due esecuzioni sono avvenute nello stesso giorno e nel video di cui appunto sembra confermata la veridicità c'è anche la minaccia di ammazzare anche un ostaggio britannico. Vi lascio in onda, buonasera, domani.